La carenza di scorte di sangue ed emoderivati conseguente alla mancanza di donazione di sangue affligge l'intera provincia. Donate, un gesto che vi farà stare meglio, non solo. Donate, soprattutto in queste settimane estive, quando il numero di donatori si riduce ogni anno. Questo è l'appello rivolto dal centro trasfusionale dell'ospedale San Martino d'Oristano alle persone maggiorenni di tutto il territorio. Intanto proseguono anche le giornate di raccolta delle sacche di sangue organizzate in collaborazione con l'AVIS provinciale e le sedi locali della stessa associazione. Una donazione di sangue è un gesto solidale che davvero può salvare delle vite umane. Tutti coloro che vorranno donare si possono presentare da lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12, presso il centro trasfusionale, un gesto importante in questi mesi, nei quali la richiesta di sangue aumenta anche nel presidio ospedaliero e cala il numero dei donatori. Per quanto riguarda i paesi, non si ferma neanche d'estate l'impegno dei volontari dell'AVIS nell'organizzare le giornate locali delle donazioni nelle proprie sedi, con la presenza dell'autoemoteca, sempre dalle ore 8 alle ore 12. Domani, 12 luglio, raccolta di sacche di sangue a Bosa, venerdì 14 luglio a Sant'Ursurgiu, sabato 15 luglio a Sedilo e domenica 16 luglio a Marrubiu e a Mandriola, località marina del comune di San Vero Milis. Forse mai, come in questo ultimo scorcio di legislatura e quando alle elezioni regionali mancano una manciata di mesi, si era vissuta una situazione di completa paralisi degli uffici amministrativi preposti al disbrigo di migliaia di pratiche e a dare risposte a cittadini, enti e associazioni. Tutto è avvolto in una prassi di esasperante lentezza, di non risposte, di lungaggini, per cui quando in un ufficio sembra che si sia giunti alla fine del percorso di una pratica, sorgono nuovi problemi con richieste di integrazioni di documenti e quant'altro, con conseguente immancabile rinvio della chiusura dell'iter. E in questa condizione stanno migliaia di atti, con i politici e le strutture della regione ai diversi livelli di responsabilità, che mostrano fastidio ad ogni richiamo su queste inadempienze. Molto dipende dal fatto che tutta la struttura dirigenziale della regione è vacante. Ultime in ordine di tempo le dimissioni di Silvia Cocco dalla direzione generale dell'assessorato agli affari generali. San Vero Milis, soprattutto d'estate, non di rado soffre numerosi disagi legati all'approvvigionamento dell'acqua. Da qualche settimana si è rilevata un'importante diminuzione della portata di acqua proveniente dalla sorgente di Sant'Ursurgeddu all'acquedotto di San Vero, circa 2 litri al secondo, rischiando di svuotare completamente il serbatoio di Via Montanaro, con la conseguente interruzione dell'erogazione. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Tedeschi è già corsa ai ripari. Per sanare la situazione, sono stati eseguiti lavori di verifica perdite e di pulizia della condotta principale proveniente dalla nostra sorgente e il monitoraggio continuo delle portate in entrata e in uscita che, pur migliorando la portata dell'acqua, non sono stati sufficienti a garantire un livello accettabile di riempimento per la revoca delle restrizioni, si legge nella lettera scritta dal sindaco e rivolta ai cittadini. Gli uffici sono comunque impegnati in ulteriori interventi per risolvere la questione e ripristinare al più presto la normale erogazione dell'acqua. Passa quasi sotto silenzio la decisione, assunta il 5 luglio scorso da un consiglio di garanzia, organismo giuridico di Palazzo Madama, composto da ex senatori, a quanto sembra con potere di stabilire o meno la corresponsione dei vitalizi agli ex che hanno cessato il mandato. In particolare, il ripristino del vitalizio riguarda oltre un migliaio di ex che prima del 2012 hanno fatto almeno una legislatura, vitalizio esteso naturalmente anche ai congiunti stretti. Il taglio era stato voluto soprattutto dal Movimento 5 Stelle, che ha mantenuto la sua contrarietà al ripristino, sul quale si sono invece astenuti i rappresentanti del Partito Democratico. Costo del provvedimento diverse centinaia di milioni di euro, in barba alle migliaia di pensionati che percepiscono solo qualche centinaio di euro al mese. La gente comune non solo non ha idea a quanto ammontano i vitalizi che mensilmente percepiscono, quanti sono stati consiglieri regionali, senatori e deputati.
Venerdì 7 luglio Cabras ha ricevuto per il terzo anno consecutivo il premio delle 5 vele Guida Blu 2023 di Lega Ambiente e Touring Club Italiano. La cerimonia di premiazione si è tenuta durante l'incontro della rete delle aree protette regionali organizzato da Lega Ambiente e tenutosi a Porto Torres presso la sede del Parco Nazionale della Sinara. Oltre a Cabras hanno ricevuto il premio anche i comprensori di Baunei, Domus de Maria, Bosa, Posada, Budoni e Santa Teresa di Gallura. Quelle di Cabras sono tra le 21 spiagge italiane premiate per bellezza, pulizia, accoglienza e sostenibilità, ha affermato soddisfatto il sindaco Andrea Abis. L'impegno dell'amministrazione, grazie al lavoro del personale dell'area marina protetta del Silis, è massimo e questo riconoscimento per il terzo anno di fila dimostra che abbiamo saputo coniugare al meglio territori e luoghi di eccellenza con strategie di sviluppo sostenibile. In questi anni siamo riusciti a preservare un sistema turistico consapevole dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali indispensabili all'interno di una riserva marina, ha aggiunto l'assessore all'ambiente Carlo Carta. Conservazione e cura del paesaggio, pulizia del mare e delle dune, spiagge libere, ordine, sicurezza e decoro dei litorali, connessione con i siti culturali. Dimostrazioni di mestieri tradizionali, esibizioni di cori, visite guidate, trekking, passeggiate in bici e a cavallo alla scoperta del territorio. Così ha preso forma la manifestazione Kenamos in Carrera, organizzata dalla Proloco di Villanova Monteleone, in collaborazione con l'amministrazione comunale, la Camera di Commercio di Sassari all'interno del progetto Salute Trigu, la RAS con l'affiancamento di numerosi partner, tra i quali il Gallo Gudoro, Goceano e il Flag Nord Sardegna. Tra i visitatori c'è stato anche il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, che ha dichiarato: siamo a Nuraghe Appiu per una manifestazione che esalta tradizioni, cultura, storia, identità, i miglior vettori, i miglior veicoli per promuovere la nostra terra, la nostra cultura e per fare in modo che persone, quante più persone, flussi turistici vengano in Sardegna. Dobbiamo puntare su questo tipo di attività, la regione sta investendo moltissimo e riteniamo che questa sia la strada giusta. Kenamos in Carrera proseguirà con una serie di conferenze sul cibo, dal 6 al 9 agosto e poi il 10 si svolgerà la grande cena in piazza. Io e la mia collega Valeria Congiattu, nel nostro laboratorio, cerchiamo di sperimentare un po' come si svolgevano certe attività all'epoca dei nuraghi. E abbiamo riprodotto qua al pubblico come si macinava il grano, come si arrivava dalla farina a produrre un tipo di pane, l'abbiamo anche cotto e fatto assaggiare al pubblico. Siamo riusciti a macinare il grano, a produrre farina, siamo riusciti a impastare un pane, lavorarlo, decorarlo e cuocerlo in un fuoco di braci sopra un tegame, che è una riproduzione del tegame nuragico. Qua la gente ha partecipato, siamo contente perché ha fatto domande, ha assistito e ha partecipato attivamente sperimentando proprio con le proprie mani la molitura del grano o anche impastare. Cantore di un'era che cambiava, poeta oltre che cantante, quasi un poeta maledetto, Fabrizio De André cantò l'emarginazione, la solitudine, la rabbia, le tematiche sociali e politiche, abbandonando lo stile sciropposo delle canzonette di Sanremo per rappresentare una sensibilità nuova che nasceva con i fermenti del 68, che avrebbero spinto in seguito le trasformazioni politiche e sociali. Fabrizio De André è stato scelto come interprete della mutazione dei tempi e della politica dalla Proloco di Cossoine, dopo una trilogia di un triennio che ha visto la prima e la seconda guerra mondiale, portata avanti insieme ai formidabili studenti delle superiori di Cossoine e dei paesi vicini, e l'altrettanto formidabile Proloco, presidente Piero Foddanio, in particolare con il segretario Alfredo Unali, e ha scelto come rappresentante di quei tempi Fabrizio De André. E con uno spettacolo dopo quelli delle due guerre, che il 4 agosto in Piazza della Quercia alle 21.30 si concluderanno le celebrazioni. Il concerto spettacolo intitolato Scatole d'argento, illustrato con competenza da Alfredo Unali, realizzato in sinergia con l'Unione Nazionale Proloco Italiane, il Comune di Cossoine e la Regione, vedrà la presenza di ben 130 artisti, quasi certamente un tributo a De André unico in Italia. Immancabile la presenza di Nappo al secolo Alberto Napolitano. Sono qui a Cossoine perché c'è un rapporto molto speciale con questo paese che è iniziato nel 2006
la prima volta che ho cantato qua, poi sono tornato 2008, 2010, 2011 e si è creato un rapporto proprio di amicizia con loro, e quando hanno pensato di fare questo maxi evento dedicato a Fabrizio D'André hanno pensato di chiamare me, io sono corso immediatamente, sono anche molto ansioso perché deve essere un progetto veramente gigantesco questo. Sul palco di Piazza della Quercia saliranno oltre 60 musicisti, 50 coristi, 20 ballerine e si alterneranno 9 voci narranti. Gli arrangiamenti sono curati da Antonio Manca. Io ho il ruolo di arrangiatore, scrivo gli arrangiamenti dei brani che accompagnano la recitazione, le parti recitate di questi ragazzi. Quindi il team di ragazzi recita su musiche che sono arrangiate, rielaborate da me ed eseguite da un gruppo di musicisti, un sestetto. Presenti alla presentazione la vicepresidente del coro Nuova Eufonia, Sara Cocciu, e l'assessora comunale alla cultura Alice Carboni. Un incredibile esempio di come anche in un comune di pochi abitanti, non più di 750, si possono portare avanti delle iniziative di portata eccezionale se vi sono gli elementi con capacità organizzative e cultura.